Si tratta di una interrogazione del consigliere Solinas rivolta all'assessore Chianella, strada di grande comunicazione E78, intervento della giunta regionale presso ANAS e il governo nazionale per modificare la tipologia del tratto stradale previsto in Umbria. Prego, consigliere Solinas. Grazie signora Presidente. Ricordo ai consiglieri che la strada di grande comunicazione E78, altrimenti denominata Due Mari, è un corridoio stradale di lunghezza di circa 290 km, di cui 15 in Umbria, che collegherà una volta ultimato Grosseto con Fano. La realizzazione della predetta opera è stata avviata negli anni 70, tutt'oggi diversi tratti sono già stati aperti, sia in Toscana che nelle Marche. Considerato che la E78 costituisce un importante asse trasversale di collegamento tra due versanti litoranei in ragione degli itinerari stradali intercettati e dei numerosi importanti centri abitati che sono presenti sul suo tracciato e una volta completata consentirà un collegamento dell'Alto Tevere Umbro all'Autostrada del Sole. L'ANAS all'interno del piano degli investimenti 2016-2020 ha previsto di stanziare 1 miliardo e 415 milioni per il completamento della E78. Il riferimento ai 15 chilometri del tratto umbro della E78 che vanno da Parnacciano, San Giustino fino alla località Le Ville di Monterchi, l'ANAS ha ipotizzato la realizzazione con un finanziamento di 100 milioni di euro di una strada a due corsie con sovrapposizioni con la viabilità locale e ben 7 rotonde in soli 10 chilometri. Al contrario di tutti i tratti della E78 che non ricadono nel territorio umbro, sono stati realizzati sempre a 4 corsie. La predetta ipotesi progettuale nella parte in cui riguarda l'Umbria non è ritenuta adeguata dai cittadini, dagli imprenditori, da numerose associazioni dell'Alto Tevere, proprio a causa della tipologia di strada prevista, due corsie, e per il contesto in cui si snoda la strada, che è un contesto urbano di fatto, cioè urbano, insomma, è un contesto abitativo. La Giunta, quindi, considerato questo, la mia interrogazione è volta a sollecitare la Giunta per sapere se intende attivarsi presso ANAS e presso il Governo nazionale per modificare l'ipotesi progettuale indicata in narrativa, con la finalità di destinare le somme già previste, 100 milioni di euro, per realizzare una strada a 4 corsie dalla località Le Ville di Monterchi fino all'inserzione con la E45 nei pressi della piazza logistica. E per realizzare anche nei restanti 10 chilometri ricadenti nel territorio umbro una strada a 4 corsie, tenendo nella massima considerazione l'impatto ambientale della stessa. Grazie. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Allora, rispetto alla interpellanza del consigliere Solina, se dobbiamo dire che l'itinerario della E78 Grosseto-Fano prevede il collegamento fra la strada statale Aurelia presso Grosseto e l'autostrada A14 a Fano, costituisce una delle principali trasversali peninsulari che intercetta tutti i corridoi longitudinali, la A14, la E45, la A1, la A12 ed altri. Il collegamento stradale di grande comunicazione Fano-Grosseto, di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale delle regioni Marche, Umbria e Toscana, rientra nell'ambito delle opere di preminente interesse nazionale ed è in corso di realizzazione parziale da parte dell'ANAS per singoli lotti. Il completamento dell'intervento consentirà altresì rilevanti benefici per la logistica, rappresentando una vera e propria spina dorsale per il sistema dei porti e degli interporti nell'ambito della realizzazione appunto delle trasversali e dello sviluppo del sistema delle piattaforme logistiche del Paese, del Centro Italia. La posizione centrale strategica all'interno dell'area del Mediterraneo pone inoltre il tracciato quale ponte infrastrutturale tra la penisola iberica e il versante balcanico. Le precedenti ipotesi di completamento dell'itinerario, compresa, prevedevano quella della società pubblica di progetto con conseguente pedaggiamento della strada e prevedevano un costo stimato dai 3 a 4 miliardi e 3 a seconda dei casi. Questa ipotesi è stata poi abbandonata dal Ministero ormai da oltre un anno, prevedendo però comunque la riapertura del completamento della E78
ipotizzando sul versante toscana, quindi devo, come dire, correggere parzialmente le cose affermate nella interpellanza, sul versante Marche prevedendo una strada a due corsie, sul versante toscana invece prevedendo una strada a quattro corsie. Quello di cui stiamo parlando sostanzialmente è questa previsione dell'utilizzazione di una risorsa che ammonta a 100 milioni derivante da una delibera CIPE del 9 agosto del 2017 che prevede appunto l'utilizzazione di 100 milioni per la realizzazione di un collegamento tra l'uscita di Selcilama in corrispondenza di San Giustino attraverso una strada provinciale cosiddetta di Parnacciano per arrivare fino alla famosa ormai galleria della Guinza per poi proseguire sul versante Marche con altrettante risorse in due lotti di circa 100 milioni che prevedono il completamento di quella parte di infrastruttura fino a Mercatello sul Metauro. È una parte importante che riguarda, come dicevamo, la S78 e si prenderà in considerazione il versante Marche successivamente, quindi fino alle ville di Monterchi. Ricordo che la S78 per ampi tratti è stata già realizzata, quindi la Grosseto-Siena sostanzialmente e anche la Siena-Arezzo, mentre sono da risolvere due nodi, il nodo di Siena e il nodo di Arezzo. L'interlocuzione con ANAS ovviamente è costante su questo progetto come su altre questioni che riguardano la nostra regione. Il progetto attualmente prevede due corsie, non prevede quattro corsie, anche a fronte ovviamente delle risorse messe a disposizione, ma soprattutto, ripeto, perché sul versante Marche erano stati calcolati flussi tali che non giustificavano una strada a quattro corsie. Per cui eventuali, come dire, decisioni ed evoluzioni di questa vicenda, consigliere Solinas, potremo discuterle nel breve periodo, appena avremo poi le carte, diciamo così, a disposizione. Grazie. Assessore, grazie, prego. Assessore, la risposta è stata sicuramente completa e omnicomprensiva. È chiaro che la soddisfazione deve essere espressa prevalentemente dai cittadini dell'Alto Tevere, che i quali vorrebbero ovviamente una soluzione non a ribasso ma una soluzione completa per il loro collegamento all'autostrada del Sole. Tra l'altro si era posto anche il problema in conferenza Stato-Regioni alcuni anni fa del collegamento fra Monterchi e la E45 e era stato approvato il tracciato, quindi quello è un altro punto critico sul quale è opportuno pensare a trovare una soluzione tecnica. Comunque, insomma, accetto la proposta dell'assessore di rimanere in contatto e ragionare ulteriormente sul tema. Grazie. Grazie consigliere Solinas. Andiamo avanti. Dobbiamo saltare l'oggetto 130 per l'assenza dell'assessore Cecchini e andiamo adesso al numero 136, sì. Si tratta di un'interrogazione rivolta all'assessore Bartolini e presentata dal consigliere Squarta. Chiarimenti urgenti sulla ricostruzione del borgo di Giove di Valtopina in seguito agli eventi sismici del 97. Prego consigliere. Grazie Presidente. La mia interrogazione ovviamente è stata depositata dopo aver visto io, ma come del resto anche milioni di italiani, la trasmissione delle Iene qualche giorno fa. Parliamo della ricostruzione di Borgo Giove di Valtopina in seguito agli eventi sismici del 97. È ormai tristemente nota la vicenda della ricostruzione del Borgo di Giove di Valtopina, i cui abitanti in seguito agli eventi sismici del 97 sono ancora costretti a vivere nei container. Nel luglio del 2011, in seguito al sequestro dell'intero borgo da parte della Guardia di Finanza, l'agenzia Umbria Notizie batteva un comunicato in cui si dichiarava: la Regione Umbria seguirà con attenzione le vicende relative al sequestro di Borgo Giove di Valtopina e si attiverà per verificare la progettazione degli interventi a seguito correttamente, sia in termini di conformità che di procedimento, l'iter previsto dalle norme in vigore. È quanto affermano i competenti uffici della Regione Umbria in merito al sequestro dell'intero borgo effettuato stamani dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia.
Nei giorni scorsi una trasmissione televisiva di risalto nazionale ha reso noto che l'amministrazione comunale di Valtopina ha chiesto ai legittimi proprietari degli immobili finalmente ricostruiti di saldare un debito pari a circa 2 milioni e mezzo di euro per poter rientrare nelle proprie abitazioni. L'attuale sindaco, intervistato, ha dichiarato che la lettera è stata inviata mesi addietro e che i cittadini non pagheranno soldi che non devono pagare, virgolettato. Il sindaco ha quindi accompagnato personalmente dentro la propria abitazione uno dei proprietari, consegnandogli le chiavi di casa con l'operatrice della trasmissione che ha provveduto a stracciare la lettera davanti a sindaco e telecamere. Atteso che si vorrebbe la certezza che il gesto e le parole del sindaco non verranno ribaltate da ulteriori iniziative, tutto ciò premesso, io interrogo l'assessore competente per conoscere quali siano stati gli esiti dei controlli effettuati dalla Regione, se ci sono somme che i cittadini di Giove di Valtopina dovranno pagare per poter rientrare nelle loro abitazioni a 20 anni di distanza dal sisma che le ha distrutte. Prego, assessore Bartolini. Allora, questa è una situazione molto intricata e complessa. Anzi, devo dire che del sisma e di tutti i problemi che sono nati dopo il sisma del 97 è l'unica che ha avuto, questa è una premessa doverosa, tutta una serie di problematiche che adesso andrò ad esporre. Premesso che il Comune di Valtopina ha riconsegnato proprio quest'anno ai proprietari l'immobile e che quindi sono ritornati nelle loro case, sono 9 i componenti, la vicenda è la seguente. Come sapete, nel caso in cui vengano fatti perimetrati le UMI che poi vengono attivati con i consorzi di costruzione, nel caso in cui i proprietari non vogliono ottemperare, si arriva il potere sostitutivo. Quindi questo è stato un intervento oggetto del potere sostitutivo in danno, finanziato con fondi di rotazione regionali. Sin dall'inizio i proprietari sapevano, e non hanno mai impugnato niente e si è andato avanti, che al termine dei lavori avrebbero l'accollo a carico dei privati, sarebbe stato di 1.200.000 euro. Cosa succede? Nel momento in cui il Comune di Valtopina esercita i poteri sostitutivi e affida i lavori, a un certo punto, per una serie di questioni che anche lei ha evidenziato, ci si rende conto che l'intervento viene realizzato in difformità, con tutta una serie di questioni che nascono nei confronti dei progettisti, del direttore dei lavori, ci sono stati problemi penali e c'è una causa civile in corso per errore progettuale. Questo ha comportato una riprogettazione dell'intervento, un adeguamento per portare l'intervento in conformità che ha comportato maggiori spese. Ora, qual è il tema? Se non c'è dubbio che poi si vedrà con le forme, modalità e tempi, perché sin dall'inizio questo era stato previsto, verrà richiesto il 1.200.000 euro di accollo che era carico dei privati, che ripeto non è stato mai contestato. E invece rimane il tema, che è un tema molto spinoso e molto complesso da un punto di vista giuridico, della responsabilità per l'errore progettuale. Anzi, io devo dire, la ringrazio, consigliere Squarta, per aver posto questo problema, perché questo è stato anche, mi ha messo le condizioni di poter interloquire con gli uffici e capire quale sia la direzione. E ho anche fatto notare che, a mio modo di vedere, ci sono delle problematiche giuridiche che, a mio modo di vedere, non possono portare ad un'automatica, determinazione che anche sugli errori progettuali debbano rispondere i proprietari, atteso che ci sono tutta un'altra serie di questioni. Quindi, e qui chiudo, ho chiesto questa mattina all'architetto Moretti un approfondimento legale su questo tema, che seguirò direttamente io e che
datemi un po' di tempo che poi, se ci sarà il caso, tornerò qui in aula a rispondere per capire come affrontare, ripeto, una questione che è molto complessa e problematica. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente, io apprezzo le parole dell'assessore Bartolini, anche perché ritengo che sia una follia che dei nostri concittadini a distanza di 20 anni che hanno subito un evento drammatico come quello del terremoto del 97 debbano, per poter rientrare nelle loro case, tirare fuori somme così rilevanti che li metterebbe non in ginocchio, KO per la seconda volta. Quindi noi vigileremo su questo, perché riteniamo che non possiamo abbandonare questa popolazione, e quindi aspettiamo, assessore, che lei ci comunichi quanto prima l'esito dei suoi riscontri e dei suoi approfondimenti, perché questa secondo me è una priorità assoluta.